un grande convegno di livello internazionale che rappresenta un salto di qualità per il sito UNESCO Mantova Sabbionetta. Un convegno che è il punto d'arrivo per la redazione delle linee guida per il progetto dello spazio pubblico urbano, che rappresenterà il punto di riferimento per l'amministrazione comunale per la redazione dei propri regolamenti, delle proprie disposizioni che servono a normare la qualità dell'arredo urbano e l'utilizzo delle piazze nel centro storico della nostra città. Il tavolo dei relatori rappresenta tutte le rappresentanze istituzionali e culturali della nostra città sul tema in oggetto, quindi oltre ai comuni di Mantova e Sabbionetta e dell'amministrazione provinciale, anche l'istituzione culturale per eccellenza, cioè l'Università di Mantova, che con la sua cattedra UNESCO, fortemente voluta dalla nostra amministrazione, anche come soci partner della Fondazione Università di Mantova, rappresenta anche il collante culturale e il collante anche della formazione permanente che questa città dedica a un tema così importante. La Due Giorni inizia appunto con la sessione mantovana, la sessione internazionale che si sviluppa, è già cominciata stamattina e prosegue nel pomeriggio con i temi che ho appena citato, dedicati agli spazi pubblici e alle prospettive che nascono per conservare il patrimonio mondiale, come ha appena detto il professor Bandarin. Quindi abbiamo questa sessione pomeridiana che riguarda esperimenti già fatti anche nel mondo, studi in corso e un confronto anche fra studiosi che fa seguito alla sessione di stamattina, dove, mi ripeto, stamattina abbiamo gettato le basi di tutto il convegno, perché l'intervento del professor Bandarin di poco fa è una relazione amplissima. L'intervento è che ha annunciato programmi che si protrarranno per tutto il mondo collegati all'UNESCO. L'intervento del sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi, presidente dell'Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale UNESCO, di cui anche noi come Mantova siamo componenti, io sono in questo direttivo nazionale, e il suo intervento è importante perché ha segnalato le necessità e le urgenze relative alla conservazione dei beni, alle crisi finanziarie, ai rapporti col Ministero, all'eventuale interessamento del Ministero, specificatamente con la sensibilità del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, già presidente del FAI. C'è stato stamattina anche l'intervento del professor Federico Bucci, chairholder della cattedra UNESCO di Mantova, una cattedra che è stata istituita qui nel 2012, è una delle 20 cattedre italiane, ed è stata istituita anche con la presentazione quali partner istituzionali del nostro ufficio UNESCO Mantova e Sabbionetta.